Perché ha deciso di appoggiare Renzi? Il mio sostegno a Renzi viene da lontano. Io avevo partecipato nel 2010, avevo organizzato la prima Leopolda. La Leopolda è una stazione di Firenze dismessa, è un contenitore, e lui l'aveva riempito scegliendo proprio la stazione come luogo di incontro fra persone, luogo di confronto. Aveva invitato i cittadini italiani a partecipare in questa stazione, a salire sul treno. Il treno era un palcoscenico dove ognuno poteva parlare 5 minuti e portare un contributo, una buona pratica, un'esperienza sulla sua idea di paese. E quindi è da lì che nasce l'idea di paese che Renzi vuole sostenere, vuole proporre. E che cosa la convince? Mi convince soprattutto perché io ritengo che ha un approccio diverso alla politica. Lui parla a tutti e io su questo sono sempre... Ho un'esperienza politica un po' di anni, sono stato consigliere di circoscrizione, sono stato consigliere comunale, capogruppo, se faccio l'assessore, che il consenso si costruisce. Non si parla ai recinti, ma si va oltre, cioè si parla alla gente, si parla agli uomini, alle donne, di una comunità, costruendo un'idea, un programma, un'idea di paese, in quel caso un'idea di comunità locale, era nel mio caso. E quindi parla a tutti, non a una determinata categoria, parla a tutte le generazioni, non solo agli anziani, ma soprattutto ai giovani, parla a tutte le categorie sociali, non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai liberi professionisti, ma anche agli imprenditori, anche ai commercianti, perché ha un'idea, una visione d'insieme di comunità. Allora chiediamo a Giorgio Bonanti perché invece lei ha deciso di appoggiare Bersani. Ma diciamo che ci sono diverse ragioni, adesso per non annoiarvi troppo posso racchiudere innanzitutto in un concetto di cambiamento che secondo me deve essere proposto al Paese, ma in modo, come dire, molto ragionato e soprattutto partendo da una base che è quella della dimensione collettiva del partito e dei partiti, che naturalmente devono dialogare con i movimenti, con i cittadini direttamente, come giustamente diceva Gianni, ma che devono partire da un progetto condiviso e che non deve essere semplificato. Secondo me l'attuale segretario del Partito Democratico, Bersani, in questi anni si è comportato bene da segretario, e come succede in quasi tutte le democrazie occidentali, chi guida il partito di maggioranza nella coalizione ha il diritto di guidare la coalizione. Io credo che negli ultimi anni, tra l'altro, quello che ha fatto il centro-sinistra non sia tutto da buttare. Secondo me l'ultimo sogno politico che tutto sommato la nostra generazione ha vissuto, che è stato quello ed è ancora quello dell'Europa, sia stato sostanzialmente merito del centro-sinistra, che naturalmente non ha fatto soltanto cose buone, ma ha commesso anche tanti errori. Però io credo che queste siano ragioni sufficienti per dare fiducia a Pierluigi Bersani.